Su YouTube potete trovare persone perfette che realizzano tutorial do it yourself impeccabili, ma questo non è il nostro caso. Infatti questo video fa parte della nuova sezione del mio canale chiamata Do Disasters Yourself. Capirete perché. Ciao cari amici, bentornati sul nostro canale. Noi siamo Cecilia Delli di Fashion Dog Italia e oggi pomeriggio ci stavamo annoiando un po' e quindi abbiamo deciso di creare qualcosa di particolare. Beh, non so se avete visto qualche altro mio video in cui combinavo dei pasticci veruelli, però ci siamo divertite tanto insieme e quindi oggi pomeriggio mi sono messa in testa di realizzare una cuccia estiva per Ellie, dato che qui in Sicilia già ci sono delle belle giornate. Ho deciso di preparare appunto una sorta di tenda cuccia per Ellie da mettere fuori in balcone di mattina, così che possa stare anche un po' fuori, appunto. E quindi ho iniziato a cercare del materiale in garage per riciclare un po' di roba. Ho trovato un tessuto carino che avevo comprato per una festa a tema organizzata anni fa, vero Ellie? E poi abbiamo trovato vari oggetti che ci serviranno come sostegni. Beh, non vi assicuro che sarà perfetta, però penso che ci divertiremo insieme. Allora, restate con noi e zampateci un like, non dimenticatelo, iscrivetevi al nostro canale. Vediamo insieme quello che sono riuscita a trovare giù in garage e che magari riuscirete a trovare anche nel vostro di garage per costruire questa tenda per il vostro amico a quattro zampe. Mi raccomando ovviamente alle dimensioni e dei sostegni che trovate, se avete un cane piccolino andranno bene dei sostegni più piccoli, mentre per un cane più alto potrete usare anche dei manici di scopa, di legno magari. E anche ovviamente la lunghezza del tessuto. Vabbè, vediamo insieme. Questo è il tessuto che ho trovato giù in garage insieme a vari nastrini che avevo a casa. E poi potete usare della colla a caldo se non volete cucire i bordi poi della tenda del tessuto, oppure la mille chiodi dovrebbe funzionare. E poi io ho trovato questi tre oggetti indefiniti che utilizzerò come sostegni per appunto realizzare la base della nostra tenda. Quindi iniziamo insieme. Iniziamo misurando la lunghezza del primo dei nostri bastoncini, quello più corto, magari se ne avete trovati di misure differenti, e questo misura 60 cm circa, così potremo regolarci per il taglio della stoffa. Procediamo quindi tagliando la stoffa. Andiamo con il nostro metro a misurare la stoffa partendo dall'angolo. Quindi, ok, arriviamo all'angolo qui e fate un puntino con un pennarello, con una penna, con qualcosa, insomma. Fate lo stesso dall'altro lato che fa angolo, appunto. E farò un segnale qui con il mio pennarello. Fatto ciò, posso andare a tracciare un grande arco che unisce i due punti che ho tracciato. Prendete il materiale che avete scelto per la base, devono essere tre pezzi, mi raccomando. Come vedete io ho usato pezzi di materiali differenti, quello che ho trovato, insomma. E una cosa molto importante è allineare la base, devono partire tutti dallo stesso livello. Leghiamo il nostro nastro a uno dei tre pezzi che abbiamo scelto e facciamo un nodo che regga bene, mi raccomando. Magari se riuscite fate un nodo abbastanza fitto. Ok, fatto ciò, allineate i tre pezzetti, come vi dicevo, quantomeno alla base. E iniziate ad arrotolare anche gli altri pezzi.
Ragazzi, è terribile, non si regge in piedi. È un altro dei miei disastri. Aiuto! Terrificante! È difficilissimo! Come avrà fatto quella tizia a metterli bene, dritti, e a farli restare in piedi? Ci riuscirò. In qualche modo riuscirò nell'impresa. Sapevo che qualcosa sarebbe andato storto. Non riesco proprio a farlo restare in equilibrio. Quindi, tada! Speriamo sia la soluzione. Peggio delle caramelle gommose del video del disastro di marzapane, ragazzi. Mi sto divertendo tantissimo. Comunque, spero che vi piaccia pasticciare con me. Non so, io non sono una che ama seguire le regole, guardare tutto attentamente. Un po' mi annoia guardare quei tutorial perfetti dove c'è gente perfetta che fa cose perfette, e quindi io costruisco disastri un po' per divertirmi, per far ridere poi i miei amici, mia mamma che vedrà questo video. Beh, procediamo, va. Rido già al pensiero. Va bene, prima capiamo le dinamiche qui della costruzione. In qualche modo dovrà pure stare in piedi questa roba, se ce l'hanno fatta loro, con tanta facilità ce la farò anch'io. Va bene, procediamo. Ok. Ah! Rido troppo. Bellissimo. Uno dei miei pasticci pazzeschi. Oh no, lo scotch attaccato. Terribile. Comunque vi metterò magari il link del tutorial funzionante della tipa che l'ha fatto benissimo. Certo, non sarà divertente come il mio perché lei è tutta seria. Forse nel mio caso il cane rischierà di morire sotto le macerie perché la tenda gli cadrà addosso, ma vedremo. È troppo divertente, vi devo rendere partecipi. Sto facendo cose allucinanti, ragazzi, per farla restare in piedi. Non ci riesco, no. Sì. Oddio, è in piedi da sola. Le mie mani sono qui. Ok, ok, siamo sulla giusta strada. Ce la possiamo fare. Già immagino Ellie che rosicchia tutto il nastro. Questa non è una tenda in sicurezza. Io metto tutto in sicurezza di solito, però mi sto divertendo tantissimo. Vedremo. Allora, è in piedi da sola. Questo nastro sta funzionando. Era il rimedio giusto, bastava semplicemente un po' di nastro. Chiudiamolo così, così Ellie non rimane appiccicata magari. Ho cambiato, ho trovato un tubo di ferro e l'ho sostituito a quello di piatto che non andava proprio bene. Quindi cercate di utilizzare qualcosa che abbia una forma simile. Speriamo che funzioni stavolta. Quindi ci siamo quasi. Vediamo un po' cosa viene fuori. Ragazzi, non mi sembra vero, ci sono riuscita. Il problema era tutto in questa stupida asse di legno che aveva una forma differente, quindi non andava bene. Ho risolto quindi utilizzando un altro tubo. E nulla, poi magari se ne utilizzate 4 magari è ancora più stabile. Comunque così è andata bene, quindi potrete farlo tranquillamente, rimani in piedi da sola. Io metterò semplicemente un pizzico di 1000 chiodi per ora e poi magari darò 2 punti dopo per bloccare il tutto. Quindi riprendo la misura. Ok, metterò qui la mia 1000 chiodi così da bloccare la tenda. Allora, l'aspetto non è esattamente quello del video che ho visto prima, del tutorial americano pazzesco, e non so se Ellie sarà disposta a provare questa tenda fatiscente che potrebbe caderle in testa da un momento all'altro. Ellie, cosa ne pensi?
capelli. Vuoi provare la tenna? Chita si acconsente. Siamo pronti, Ellie. Sei pronta ad entrare nella tenda fatiscente? Mi piace la tua rilassatezza. È quello che ci vuole in questi casi. Ok, si prova. Dai, dai, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Please, non scappare subito, ti prego, prova la tenda fatiscente. Mettiti seduta, 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 brava. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, Ellie, aspetta. Poso questo per terra così ti posso aiutare ad entrare nella tenda. Sei pronta, Ellie? Ellie, non scappare. Ellie, torna qui. Ellie, non andare via. Andiamo nella tenda insieme. Portiamo prima Mister Topolino. Lui entrerà per primo nella tenda. Guarda Ellie, lui entra felice all'interno della tenda. Puoi farlo anche tu. Brava Ellie, brava, brava! A piccoli passi, Ellie entrerà all'interno della tenda. Comunque, spero che la vostra sia venuta meglio e potrete mettere all'interno anche un cuscino magari per renderla più accogliente. Ellie sta aggredendo le mucche. Le mucche sotto pentola sono state aggredite. Ellie, non sfogare così la tua rabbia! Le ha buttate a terra. Bene, è giusto che lei si sfoghi ovviamente dopo essere entrata nella tenda fatiscente. Spero che vi siate divertiti insieme a noi e che vogliate vedere altri video in cui costruiamo cose strane che non ci vengono tanto bene. Spero che riuscirete a farla meglio di noi, vieni qua Ellie, che ci manderete magari su Facebook delle foto, dei video in cui la realizzate o comunque col vostro cagnolino all'interno della tenda. Bacini. Ciao a tutti cari amici, non dimenticate di zamparci un like e di iscrivervi al nostro canale. Ciao ciao!